Ciao a tutti, Domenico Petrolino. Nell'episodio di oggi di Non puoi non saperlo parleremo di Jean-Paul Sartre, uno dei più grandi intellettuali francesi del Novecento, uno dei massimi esponenti dell'esistenzialismo, scrittore nonché filosofo e premio Nobel per la letteratura nel 64, che fu uno dei primi e dei pochissimi a rifiutare per le ragioni che poi vedremo. Quindi personaggio interessantissimo che vale la pena di conoscere. Nasce a Parigi il 21 giugno del 1905 e muore sempre a Parigi il 15 aprile del 1980. Il padre era un militare di famiglia cattolica e la madre discendeva da una famiglia di intellettuali e professori luterani, gli Schweitzer. Era cugina del celeberrimo Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace nel 1953. Missionario in Africa, attivista protestante, che formò, essendo medico, una importante struttura ospedaliera in Gabon alla quale dedicò tutta la sua vita. Protestantesimo, tema molto interessante, c'è un episodio di Non puoi non saperlo sul protestantesimo, se vi interessa andate a dargli un'occhiata. Il padre morì di febbre gialla quando Jean-Paul aveva soltanto 15 mesi e fu il nonno da quel momento, Charles Schweitzer, ad impartirgli la prima istruzione prima che Jean-Paul a 10 anni iniziasse a frequentare la scuola pubblica. Nel 1917, quindi quando Jean-Paul ha 12 anni, la madre si risposò con un uomo che Sartre avrebbe sempre odiato. In quei 3 anni, a causa del suo carattere, del suo strabismo e anche per il fatto che era più basso della media, Sartre divenne vittima di bullismo. Ecco, questa situazione ovviamente preoccupò molto sua madre, che decise di fargli continuare gli studi a Parigi, dove il piccolo Sartre aveva già degli amici. Dopo il diploma studia all'École Normale Supérieure di Parigi, l'istituzione che ha il compito in Francia di istruire la futura classe insegnante della nazione. Si laurea nel 29 in filosofia, ma studia anche psicologia per poterla insegnare nei licei. Ecco, fu proprio in un liceo parigino dove Sartre insegnava che conobbe la futura scrittrice femminista Simone de Beauvoir, che certamente sarà protagonista di un episodio di Non puoi non saperlo. Oltre a condividere con la scrittrice lavoro e impegno politico, ebbe con lei una relazione sentimentale. Per scelta di entrambi, non esclusiva, e questo provocò molto scandalo nella Parigi dell'epoca. Nel 1933, all'età di 28 anni, vince una borsa di studio e si trasferisce a Berlino per la specializzazione. Qui studia la fenomenologia di Husserl e l'ontologia di Martin Heidegger. Legge tra gli altri Marx e Rousseau. Ecco, senz'altro Heidegger e Marx saranno protagonisti di un nostro episodio. L'anno prima, quindi nel 1932, inizia a scrivere La nausea, che dopo molteplici revisioni verrà pubblicata nel 1938. Il titolo originale era Melancolia, dall'omonima incisione del pittore Ulbricht Dürer, e qui vedete questa incisione in questa immagine, e fu l'editore Gallimard a chiedere a Sartre di cambiarne il titolo per ragioni commerciali e venne accontentato. Quindi il titolo finale fu La nausea, che sicuramente leggerò. La nausea non è un romanzo nel senso proprio del termine, quindi non ha una vera e propria trama. È, diciamo, una sorta di diario filosofico del protagonista Antoine Roquentin. Ecco, cito dal romanzo: Roquentin si trascina a casaccio per le strade, corpulento e ingiustificabile. E poi, il primo giorno di primavera, capisce il senso della sua avventura. La nausea è l'esistenza che si svela e non è bella vedersi l'esistenza. Bene, i critici identificano questa come la prima fase dell'esistenzialismo sartriano, esistenzialismo pessimista e nichilista. La vita è priva di senso e non esiste un Dio che possa dare significato dall'esterno a questa condizione esistenziale, ma è la coscienza dell'uomo stesso a doverlo fare. Bene, personaggio sicuramente molto interessante, per oggi è tutto, ciao a tutti, alla prossima.